Per la prima volta insieme all'Aquila, i sei gestori abruzzesi del servizio idrico integrato per l'incontro Valore Acqua per l'Abruzzo. A fare gli onori di casa l'avvocato Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua SPA, che ha moderato l'incontro che ha registrato l'intervento di qualificati relatori dei presidenti delle stesse società di gestione e rappresentanti istituzionali del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo. Obiettivo: arrivare a scadenza delle concessioni con un unico gestore regionale in grado di competere sul mercato per i prossimi bandi, come peraltro previsto dalla relativa legge regionale del 2011. Le interviste registrate a margine dell'incontro presso l'auditorium del GSSA. Avvocato Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua, oggi un evento particolarmente importante che vede riunirsi tutti i gestori del sistema idrico integrato d'Abruzzo. Qual è il tema e qual è la sua importanza tale da, insomma, da riunire per la prima volta tutti i gestori? Sì, un lavoro di prospettiva, diciamo, per quello che sarà l'immediato futuro. Andiamo incontro verso la scadenza delle concessioni del sistema idrico integrato, c'è cioè la necessità di vivere questa fase da protagonisti. Quindi bisogna arrivare alla scadenza per noi del 2031, ma per le altre società abruzzesi anche prima, poter pensare di lavorare verso una società unica, un'unicità di gestione comunque, che possa in qualche maniera far vedere un soggetto che in-house possa gestire la risorsa pubblica, mantenendo il servizio pubblico nella società pubblica. È un convegno aperto sulle varie possibilità. Abbiamo chiamato due consulenti, un avvocato esperto in diritto ambientale e un economista che ci possono in qualche maniera prospettare quelle che sono le soluzioni verso cui andare incontro per poter fare delle economie di scala e di scopo ed essere nel 2031 magari anche competitivi per poter partecipare a un bando per l'aggiudicazione della concessione. Ecco, un lavoro di prospettiva, ma le prime scadenze per quanto riguarda gli altri gestori sono quasi imminenti, insomma, iniziano tra qualche anno. Questo vuol dire che ci sarà bisogno anche di un riallineamento delle scadenze. Sì, l'obiettivo anche di questo convegno è quello di chiedere al nostro interlocutore principale, che è la Regione, di poter allineare tutte le scadenze all'ultima, che è quella appunto della Gran Sasso Acqua del 2031, in modo tale che ci sia la possibilità in questi anni di poter lavorare in questa direzione per poter proporre un modello che sia sulla falsariga di altre esperienze positive, come per esempio Viveracqua in Veneto o altre formule che hanno portato comunque a prospetti positivi. Ecco, quindi un lavoro, insomma, che inizia oggi dal punto di vista tecnico, però ha un contenuto politico importante, cioè quello di mantenere in capo al pubblico una risorsa così importante come quella dell'acqua. È fondamentale, credo, perché le esperienze precedenti di privatizzazioni internazionali sono esperienze che si sono mostrate fallimentari, come ad esempio quella del 1989 in Inghilterra, dove la Thatcher privatizzò, mise in mano a 9 gestori. Dopo anni si è verificato un aumento dei costi indiscriminato, magari anche dei dividendi per gli azionisti, ma con dei costi aumentati sui consumatori e gli utenti finali. Così come in America i costi sono alle stelle, per cui anche l'economia ci richiama su soluzioni che continuano ad essere soluzioni pubbliche. Senza contare, insomma, che un gestore del posto conosce meglio e può intervenire con maggiore tempestività rispetto a una multinazionale, magari con sede chissà dove. Sì, la strategia deve essere quella, magari di avere una società che abbia una testa amministrativa unica, ma che poi possa mantenere i sei subambiti con le società territoriali che conoscono bene le peculiarità del territorio e hanno capacità di gestirle nella maniera più opportuna. Avvocato Parlavecchio, esperta in tematiche ambientali, quanto è importante alla scadenza, insomma, delle concessioni dei vari gestori delle reti idriche integrate arrivare ad un unico gestore per tutta la regione?
Beh, è assolutamente prioritario perché darà la possibilità all'Abruzzo di avere un gestore talmente forte e ben dotato anche tecnologicamente per fare la mole di investimenti che serve alla regione Abruzzo. Considerate che in Italia ci sono ancora oltre 2.000 gestioni in economia e il Ministero ha fatto presente che al massimo dovrebbero esserci 100 gestori ben dotati, quindi con capacità gestionali di investimento che possono fare quegli interventi sulle reti, sul risparmio idrico, sulla depurazione, che altrimenti piccole realtà, sia comunali sia industriali, non sono in grado di fare. Sviluppare piani di investimento di milioni di euro ovviamente richiede strutture adeguate. Ecco, naturalmente è importante anche in prospettiva di mantenere la risorsa idrica in capo a una gestione pubblica. Guardi, la legge regionale è assolutamente orientata alla gestione pubblica. Io credo che si possa assolutamente motivare un nuovo affidamento a una società in-house, ovviamente con le dovute cautele, nel senso mantenendo sempre uno spiccato controllo da parte dei soci o comunque dell'ente di governo d'ambito. Per far questo, naturalmente, sarà necessario riallineare tutte le scadenze. Sì, al momento in Abruzzo ci sono diverse scadenze, però c'è stata anche una legge nel 2022 che ne ha allineate 5 alla fine del 2027. Rimane fuori quella di Gran Sasso, poi al 2031. Per legge, l'ente di governo d'ambito, in realtà, lì dove esistano dei presupposti adeguati, può anche estendere e arrivare a portare tutte e sei le convenzioni al 2031 in modo da fare un unico affidamento. Dottor Caucci, oggi i gestori del servizio idrico integrato si incontrano per una prospettiva importante, quella di riunire sotto un unico gestore regionale tutti i servizi idrici. Quanto è importante arrivare a questo punto, insomma, con la scadenza dei bandi a poso? Beh, allora, io credo che sia un tema centrale per lo sviluppo del servizio idrico abruzzese, quello della ricerca di un modello unitario, poi a prescindere dalla forma esatta del modello societario che può essere individuato, il tema è che sicuramente i gestori devono avere un orizzonte temporale lungo per poter realizzare gli investimenti a cui sono chiamati. Diciamo anche dalla regolazione nazionale per far fronte alle sfide del sistema in termini anche di resilienza del sistema e un modello che consenta di sviluppare economie di scala e di scopo aggregandosi in qualche modo. Ecco, l'alternativa sarebbe che, insomma, i piccoli gestori sarebbero cannibalizzati dalle grandi multinazionali. Non è detto che sia questa la. Può essere uno scenario, diciamo, dove, come dire, ci possono essere le gare, quindi dove evidentemente chi è piccolo potrebbe trovare maggiore difficoltà a competere con le gare, che però sono, come dire, sono la scelta primaria definita dall'orientamento normativo, quindi, come dire, anche per un'eventuale gara, un tema di aggregazione è ciò che consentirebbe alle aziende pubbliche di poter fronteggiare quello che è un processo di selezione attraverso il mercato. Dottoressa Di Giuseppe, oggi un evento importante, testimoniato dalla presenza congiunta di tutti i gestori dei servizi idrici d'Abruzzo. Ecco, quanto è importante riunirli davvero sotto un unico ente? Sì, un evento importante a cui partecipo con molto piacere perché finalmente i gestori hanno preso consapevolezza, ma questo già è un po' che è accaduto, della necessità proprio di mettere insieme le forze per arrivare e per costruire un percorso concreto che ci consenta di arrivare alla scadenza delle concessioni in essere, cioè al 2027 che è domani, con una chiara strategia di gestione unitaria. La norma lo impone, ormai non ci sono vie di uscita, quantomeno in una gestione a livello di subambiti provinciali, con diciamo, auspicio a una gestione veramente unitaria questa volta. Questo ci consentirebbe chiaramente di avere una distribuzione dei costi su un territorio, su delle infrastrutture più ampie, quindi dei costi unitari.
per abitante servito, per metro cubo prodotto notevolmente più bassi e di gestire il servizio veramente secondo criteri di efficienza, economicità e efficacia come la norma prevede. Un procedimento complesso, insomma ci sarà bisogno di tanto lavoro, si può cominciare dal riallineamento con la scadenza della GSA in modo insomma da avere il tempo tecnico per fare tutto questo, questa mole di lavoro? Assolutamente, un procedimento complesso dal punto di vista politico, amministrativo e proprio di organizzativo. Il riallineamento delle concessioni, anche questo probabilmente è una problematica che ci si dovrà porre. Al momento la scadenza è stata portata al 2027 legata al PNRR e questo ha consentito a livello anche nazionale di condividere questo orientamento che non è solo il nostro ma anche di altre regioni. Un riallineamento ulteriore bisognerà valutare come farlo a livello normativo. Il percorso, dicevo, è complicato, presuppone prima di tutto una condivisione politica e poi delle scelte amministrative importanti da anticipare a questi giorni, perché altrimenti non ce se la fa. Presidente Brandelli, l'ACA insieme agli altri gestori del servizio idrico integrato per la prima volta insieme per un obiettivo importante. Sì, che è quello dell'aggregazione. L'approccio dei gestori è un approccio dal basso, realistico e quindi di qualità. Noi ci poniamo l'obiettivo di trovare la migliore soluzione possibile per l'aggregazione dei gestori e non di arrivare semplicemente all'obiettivo del gestore unico, perché potrebbe non essere la migliore soluzione per la qualità del servizio da erogare ai cittadini. Ecco, però l'obiettivo è, oltre che tecnico è anche, diciamo così, tra virgolette politico, nel senso che un'unione, un gestore più forte insomma ha più probabilità di mantenere in capo al pubblico una risorsa importante come quella dell'acqua. L'acqua è trasparente, non ha colore, quindi l'acqua deve essere obiettivo della politica della migliore qualità, cioè del servizio a tutti. Presidente Merolli, oggi una giornata importante che in qualche modo segna anche un riconoscimento all'impostazione che insomma da parecchi anni aveva voluto per i gestori idrici d'Abruzzo, ovvero quella di una riunificazione. Non è stato molto ascoltato, diciamoci la verità, però oggi è un punto di arrivo importante anche per quel percorso. Beh, veramente una soddisfazione, perché in 4 anni siamo riusciti a fare quello che, anche se il Consiglio regionale d'Abruzzo ha legiferato nel 2011 con la legge 9 che prevede l'ambito unico regionale e quindi il gestore unico regionale, io ho avuto grande difficoltà, l'era ricordato, soprattutto in commissione regionale d'inchiesta per il servizio idrico, però diciamo che siamo riusciti in qualche modo a far venire dal basso la proposta. È importantissimo, non viene dall'alto, viene dal basso e quindi io spero di riuscire a trovare una sintesi, ma credo che si riuscirà a trovare una sintesi, sono molto fiducioso. Perché diciamo gli aspetti importanti che andrebbero a coprire questo tipo di iniziativa sono tanti, sia dal punto di vista tecnico, da quello tra virgolette politico di mantenere in capo al pubblico una gestione così importante come quella dell'acqua. Su quello io sono stato anche, sono talebano sulla gestione pubblica dell'acqua, non può essere, non può andare a finire in mano ai privati, specialmente in una regione come l'Abruzzo, che diciamo che ha una quantità più che sufficiente per gli abruzzesi dell'acqua per il servizio idrico pubblico, quindi noi siamo favorevoli alla gestione delegata ai comuni e a un'azienda comunque controllata dai comuni, però non è facile perché noi abbiamo un surplus di acqua. Non si dice, però noi una volta realizzati i progetti del PNRR con la digitalizzazione e il controllo delle reti, noi avremo un surplus di circa 60 milioni di metri cubi di acqua che potremmo vendere anche all'esterno. Però una cosa, se questo rimane nel pubblico, è che il pubblico a decidere come e quando e a chi vendere. Tutt'altra cosa, se va in mano al privato, praticamente ci si vende pure quella che occorre alla regione. Ecco, un gestore più forte e unico per tutta la regione sarà in grado anche di intervenire negli storici problemi legati alla dispersione idrica e alla vetustà del tutta la rete? Allora, il problema della dispersione idrica diciamo che lo stiamo risolvendo perché tutti quanti a settembre hanno appaltato
con i fondi del PNRR per la gestione delle reti in modo modernissimo, quindi arriveremo a un controllo regionale di tutto il sistema, praticamente da un computer all'Aquila puoi vedere la gestione di Pescara e viceversa, cosa importantissima. Ma la cosa più importante è che una volta recuperate questo ben di Dio che attualmente in molte città si disperde, noi, ripeto, avremo un surplus. E poi c'è un'altra cosa, i dati del gestore unico sono tali da il dato aggregato del fatturato del servizio idrico in Abruzzo erano 4 anni fa 196 milioni, con il funzionamento di ERS che prima non funzionava, praticamente era un ente solo sulla carta, sono aumentati in 4 anni di 25 milioni, siamo passati a 212 milioni, 212 milioni di fatturato significa che un'azienda è importante.